L'Emporio Solidale è una sorta di negozio nel quale è possibile fare la spesa senza necessariamente pagare. È il risultato a cui siamo arrivati con l'esperienza che ci siamo fatti per la gestione dell'assistenza alimentare data nel corso della pandemia. Ci siamo resi conto che una fascia della nostra città, una fascia della nostra popolazione che non aveva mai avuto bisogno di chiedere l'intervento pubblico, in realtà si è trovata in una situazione di improvvisa difficoltà. Persone che nell'ultimo periodo hanno perso lavoro, hanno avuto difficoltà familiari. Confezionavamo noi i pacchi e gestivamo noi i prodotti da mettere all'interno e questo portava anche a degli sprechi, mentre invece in questa maniera le persone vengono direttamente e possono scegliere le cose di cui hanno bisogno. Exactly what I'm looking for. Sono delle persone che hanno aderito a un bando che è stato bandito dall'Unione Net. I servizi sociali gli rilasciano una tessera, su questa tessera sono inseriti dei punti e in funzione dei prodotti che vengono scelti all'interno dell'emporio questa tessera va a scalare. Un tipo di assistenza attiva in cui le persone si prendono anche la responsabilità di scegliere, no, le cose, ma lo scopo è quello di supportare le persone con altri percorsi per uscire dall'assistenzialismo. È anche e soprattutto un luogo di incontro tra servizi e quindi potremo ad esempio chiedere come poter avere un aiuto rispetto alla locazione, come poter procedere con la realizzazione dello SPID, come intercettare i servizi ad esempio da un punto di vista lavorativo. Quali sono i prodotti che si trovano all'interno dell'Emporio? Intanto si trovano i prodotti AGEA, spesso sono senza marchio, sono prodotti dati dall'Unione Europea, spesso legati alla produzione locale. Alcune imprese locali hanno cominciato a dare ad esempio il pane e in questo senso sarà anche possibile fare all'interno dell'Emporio un percorso legato all'educazione alimentare. L'Emporio si trova all'interno dell'Ecomuseo del Fredano, in uno spazio bellissimo della città e in uno spazio molto vivo. Il nostro obiettivo è proprio quello di tenere insieme un luogo culturalmente molto attivo e uno spazio legato al sociale, perché i due temi si devono necessariamente tenere insieme e nella nostra città da sempre convivono. In più occorre superare l'idea che lo spazio legato al sociale sia qualcosa da nascondere, è proprio il contrario. I luoghi legati al sociale hanno estremo bisogno di cultura e viceversa. È un'evoluzione del concetto di welfare, si può dire. Un'evoluzione che passa dall'assistenzialismo classico a un nuovo metodo, a un metodo di evoluzione. Nasce da un modello di coprogettazione in cui vari enti si sono messi insieme per portare un risultato finale. Sono il Comune, Unione Net, Fondazione Comunità Solidale, Casa dei Popoli, Croce Rossa, la cooperativa Il Margine. In una prima fase c'erano anche le Caritas cittadine. Dal punto di vista operativo, l'Emporio è gestito da Fondazione Comunità Solidale e Casa dei Popoli, ma all'interno hanno una collaborazione con la cooperativa Il Margine, che coinvolge delle persone con disabilità che vengono inserite in percorsi occupazionali nell'Emporio. Sono stati coinvolti fin dalla prima fase di progettazione, persino il logo dell'Emporio è stato pensato dai ragazzi della cooperativa Il Margine. Ho fatto il disegno, il cuore e una foglia, e questo qua assomiglia come la mela, è un po' bellissimo. Oggi molte delle nostre reazioni alle richieste di bisogno devono necessariamente cambiare. L'Emporio è l'inizio di questo percorso nel quale tenere insieme tutti coloro che a diverso titolo in città si occupano di rispondere ai nuovi bisogni. Exactly what I'm looking for.